Nell'evoluzione umana c'è un enigma ancora da spiegare. I nostri cuccioli non crescono mai o crescono molto più lentamente rispetto a qualsiasi altro mammifero su questo pianeta. Abbiamo l'infanzia e l'adolescenza più lunghe di qualsiasi altro primate come noi. Come mai? Questo è un adattamento costoso, pericoloso, ma vedremo, è stato il segreto del nostro successo evolutivo. Ciao, sono Telmo Piovani, lavoro nel Dipartimento di Biologia dell'Università di Padova e sono un evoluzionista, quindi studio i processi di cambiamento nel lontano passato. E sono un filosofo della biologia, quindi mi occupo anche dei temi teorici e etici che emergono dalle scienze della vita. Oggi vi parlo di evoluzione umana in particolare, quindi della nostra storia naturale, di come siamo rimasti l'unica specie umana sulla Terra recentemente e di come questo forse possa essere legato proprio al diventare bambini, cioè al fatto che siamo una scimmia bambina che non vuole diventare adulta mai una volta per tutte. Diventare bambini è una strategia evolutiva estremamente efficace, anche se può sembrare strano. E non solo diventare bambini, ma anche rimanere bambini per tutta la vita. Perché questa è una scoperta recente che abbiamo fatto in paleoantropologia, mettendo insieme, come facciamo adesso, dati genetici, fossili, quindi lavorando un po' come Sherlock Holmes che mette insieme indizi molto diversi tra di loro. Abbiamo scoperto una cosa strana. Mentre tutti i mammiferi diventano bambini molto presto e poi smettono di esserlo molto presto, cioè hanno uno sviluppo accelerato, e questo ha senso perché avendo molti predatori è chiaro che ti conviene diventare adulto molto presto e correre dietro la mamma. Quindi l'abbiamo visto tante volte nei documentari, nella savana, l'antilope che nasce e poi dopo 20 minuti già si alza in piedi e corre dietro la madre. Quindi è esattamente il non diventare mai bambini, cioè si rimane cuccioli pochissimo tempo se vuoi sopravvivere. Noi invece rimaniamo bambini molto tempo. Questo si vede già nei primati, ma noi Homo sapiens siamo i campioni del mondo di questa strategia, cioè abbiamo allungato l'infanzia e l'adolescenza in un modo spropositato, come non esiste in nessun'altra specie. E questo è molto strano perché è un adattamento pericoloso, un adattamento costoso. Significa avere dei cuccioli come i nostri che nascono praticamente totalmente indifesi, vulnerabili, quindi soggetti a predazioni, pericoli, malattie per molti anni. Li devi proteggere, devi fare un investimento familiare, sociale, molto costoso. Noi evoluzionisti siamo anche un po' cinici perché dobbiamo calcolare quanto costa una certa strategia adattativa. E poi la cosa ancora più particolare è che questo essere bambini, che è una fragilità, rimane per tutta la vita. Noi manteniamo dei caratteri di tenerezza tipica dei bambini, che in altre specie come gli scimpanzé, che sono nostri cugini stretti, spariscono molto rapidamente. Questo, come sempre nell'evoluzione, ha un costo, ma evidentemente anche dei vantaggi strepitosi. Facciamo un esempio: noi siamo l'unica specie al mondo tra tutti i mammiferi che nasce con un cervello ancora piuttosto piccolo, che si sviluppa per 2/3 dopo la nascita. Questo non succede in nessun altro animale. È una cosa molto particolare. Praticamente succede che noi abbiamo interrotto prima la gravidanza, perché nell'evoluzione del genere Homo a un certo punto la testa ha cominciato a crescere e si è triplicata in 1,5 milioni di anni. Però, e questo è un compromesso molto imperfetto, noi dovevamo essere bipedi, quindi camminare sulle gambe. E se tu cammini sulle gambe, il canale del parto, cioè il bacino, non si può allargare più di tanto. Quindi se tu hai dei cuccioli con una testa che diventa sempre più grande, a un certo punto deve essere successo un grosso problema, nel senso che non riuscivano più a nascere, era troppo pericoloso. Allora cosa è successo? Si è anticipata il parto, che comunque resta un disastro dal punto di vista evolutivo, perché è dolorosissimo, pericolosissimo, e quindi non ha senso dal punto di vista evolutivo, è chiaramente un compromesso così artigianale, e alla fine nascono dei cuccioli umani con un cervello che si sviluppa per 2/3 dopo la nascita. Ora, questo che nasce come un problema, poi si è rivelata la nostra fortuna, perché un cervello che cresce per 2/3 dopo vuol dire che è un cervello che diventa una spugna, che si lascia plasmare dalle esperienze che fa, che vuol dire giocare, vuol dire interagire con i propri simili, vuol dire fingere delle situazioni che poi avrai da adulto, però per gioco, in un contesto protetto. Vuol dire sperimentare dei giochi combinatori. Cioè, nella vita c'entra l'amore, il bene, la gioia, la felicità, scoprire la vita. Alcuni pensano che il linguaggio sia stato creato proprio dai bambini, non dagli adulti.
perché gli adulti, per andare a caccia, a coordinarsi, hanno bisogno delle buone vocalizzazioni, un po' di suoni diversi, capirsi su quello che devono fare, ed è sufficiente per sopravvivere. Perché invece tutto questo armamentario del linguaggio, con tutte le sue ambivalenze, che poi diventano anche poetiche, letterarie, perché tutta questa invenzione ridondante? Forse perché l'hanno inventata i bambini. E perché l'hanno inventata? Perché hanno avuto tempo, hanno avuto anni, e perché la nostra mente, quando è cucciola, sperimenta di più. Quindi addirittura il parlare potrebbe essere stata un'invenzione dei bambini, in particolare quando dialogavano tra di loro, inventavano dei giochi linguistici e acustici, e quando poi comunicavano con le madri. È pazzesco per me pensare che una delle invenzioni più importanti per l'umanità, cioè la parola, sia stata inventata da chi continuava a essere bambino. Sembra un mondo alla rovescia, no? Diventare adulti, no, noi invece diventiamo bambini. Il vero mistero ancora da capire è come sia stato possibile tollerare, no, un adattamento così pericoloso, avere così tutti questi bambini vulnerabili dentro un gruppo. E probabilmente l'unica spiegazione che ci facciamo è che sia stata la cooperazione sociale, cioè il fatto che questi bambini stavano in un gruppo che li proteggeva, non soltanto i genitori, questo è importante, quindi non la famiglia naturale come ce l'abbiamo in mente sempre, cioè non c'è che il papà e la mamma e i cuccioli, c'erano i cuccioli dentro un gruppo esteso con tante famiglie che si dividevano il lavoro e sapevano che a turno dovevano proteggere questi strani esseri che non volevano diventare grandi come Peter Pan e che rimanevano dentro questo gruppo per tanto tempo. E da lì è scaturita la bellezza e il successo poi alla fine dell'evoluzione umana. Questo meccanismo di diventare bambini e restare bambini tutta la vita ha un nome tecnico, si chiama neotenia, che vuol dire praticamente nell'evoluzione mantenere i caratteri giovanili per tutta la vita. Ci sono altre specie neoteniche, ma nessuna è neotenica come noi. Per esempio, studiando lo sviluppo dei denti, nei fossili abbiamo scoperto che Neanderthal, che era il nostro cugino più stretto, è vissuto fino a poche decine di migliaia di anni fa in Europa e in Medio Oriente. Noi eravamo molto simili dal punto di vista genetico, tant'è che ci siamo anche ibridati, ci siamo accoppiati, nascevano cuccioli da matrimoni misti con mamma Neanderthal e papà Sapiens e viceversa. I cuccioli di Neanderthal diventavano sessualmente maturi un anno e mezzo prima dei nostri. Quindi questa è l'ennesima dimostrazione che noi Homo Sapiens siamo veramente i campioni del mondo di questo strano adattamento chiamato neotenia. Però dobbiamo a questo punto spiegare come sia stato possibile che un adattamento così strano e costoso sia sopravvissuto e ci abbia dato tutto questo successo. Sicuramente un contesto sociale complesso che permetteva di avere dei gruppi coesi tali da per difendere i cuccioli dai lupi. Però noi abbiamo esteso questa caratteristica tantissimo, in modo da permettere la sopravvivenza di questi bambini che non volevano diventare grandi per molto tempo. E poi quello che sappiamo è che si è innescato un meccanismo particolare che si chiama autodomesticazione. Quando noi domestichiamo gli animali, partiamo sempre, pensate al maiale partendo dal cinghiale, oppure i cavalli selvaggi, oppure i bovini selvaggi come l'uro, quindi molto aggressivi, molto difficili da avvicinare, e li abbiamo lentamente trasformati in animali invece docili, con un grande successo demografico per loro, ma perché sono nostri schiavi sostanzialmente, quindi li abbiamo resi più docili selezionandoli noi. Un animale, quando lo domestichi, tipo i cani, che è l'esempio più classico, per esempio il pelo diventa maculato, le orecchie diventano più morbide e cadono, diventano tutte flosce e cadono giù, il muso si allunga, ci sono tutta una serie di caratteristiche che ci fanno capire che quella specie è stata domesticata. Beh, la cosa pazzesca è che queste caratteristiche ci sono anche nella specie umana. Ma chi ci ha domesticato a noi? Cioè, non c'è un disegnatore intelligente che ci ha domesticato. Vivere in un gruppo dove gli individui diventavano sempre più docili, capaci di cooperare, è diventato molto conveniente e quindi ci siamo addomesticati da soli. È diventato più conveniente diventare meno aggressivi e più collaborativi all'interno del gruppo. Qui però c'è una ambivalenza molto importante anche sul piano filosofico, perché quello che si scopre è che c'è un lato oscuro di questa evoluzione della cooperazione, perché conveniva avere un gruppo pieno di altruisti, di persone che collaborano, solidali gli uni con gli altri, ma se tu capivi che l'altro con cui collabori è come te, cioè appartiene al tuo stesso gruppo, fa parte del tuo noi. E perché questo? Perché fuori da quel noi ci sono i nemici, ci sono i predatori, appunto, oppure altri gruppi umani. Quindi il lato oscuro, se vogliamo, di questa storia è che la stessa radice che ha portato alla nascita di questa cooperazione e alla neotenia, al diventare bambini, è nata in un contesto di conflittualità tra i gruppi.
E quindi ancora oggi, per esempio, vediamo che nel nostro cervello, se tu una persona fai vedere improvvisamente su uno schermo il volto di una persona diversa dal punto di vista fenotipico, che è il termine corretto da usare perché sappiamo che razza umana è un termine che non va usato. Quindi, non so, a una persona di origine europea a New York con la pelle chiara gli fai vedere improvvisamente un afroamericano o viceversa e fai l'fMRI nel cervello, quindi fai una mappatura di dove l'ossigeno va nelle aree del cervello, beh, ti accorgi che subito scatta immediatamente il riconoscimento dei volti, quindi chi è. Poi immediatamente dopo l'amigdala, c'è una parte molto profonda del cervello che vuol dire attenzione, potrebbe essere un pericolo, è diverso da me, non è uno come noi, quindi difesa immediatamente. Poi però un terzo di secondo dopo scattano le aree corticali, cioè quelle più moderne del nostro cervello se vogliamo, che interagiscono con l'amigdala, potremmo dire come per dire calma, attenzione, cerca di capire un attimo la situazione, forse non c'è un pericolo. Quindi questa idea, no, che noi abbiamo un modo di cooperare dentro il gruppo, ma perché siamo sospettosi verso chi è diverso da noi, si è visto proprio addirittura all'interno del nostro cervello. La neotenia fa parte di questa grande storia, quella dell'evoluzione della socialità umana, che è un'evoluzione ambivalente, non è né buona né cattiva, anzi è tutte e due le cose insieme. Noi siamo capaci di grande cooperazione, però tendenzialmente è una cooperazione, come diceva Darwin, tribale. Tribale nel senso che è sempre legata a un gruppo piccolo, perché facciamo fatica ad allargare quel noi. E tra l'altro questo ci fa capire tante cose anche di ciò che accade oggi. Per esempio, il web è un luogo ipertecnologico dove i nostri cervelli hanno imparato ad adattarsi da poco tempo. Cosa stanno facendo sul web i nostri cervelli? Dopo una prima fase, che bello, anarchia, possiamo andare, fare quello che vogliamo, adesso si sono ricreate le comunità. Le tribù, le chiamiamo proprio tribù digitali, quindi persino in un contesto così ipertecnologico il nostro cervello ricade sempre in questo suo difetto d'origine. È un bellissimo passo dell'origine dell'uomo di Darwin, dove lui fa una cosa strana che non faceva quasi mai, cioè immagina il futuro. Gli evoluzionisti non immaginano mai il futuro perché sanno che è intrinsecamente imprevedibile, però lui a un certo punto dice: io spero che tra 3, 4, 5 generazioni, cioè praticamente adesso, noi impareremo ad allargare quel noi. A un certo punto capiremo che quel noi verso il quale essere solidali non è solo la tribù, ma magari, dice Darwin, anche tutto il nostro popolo, e poi magari tutti i popoli della Terra, e poi magari un giorno capiremo che dobbiamo essere solidali con la specie umana in quanto tale, e poi magari un giorno saremo così bravi da capire che dobbiamo essere solidali con tutte le creature viventi, quindi con la biosfera. Quindi molto ottimista, no? Come se appunto adesso fossimo capaci di aver raggiunto questo stadio evolutivo. Poi però torna fuori sempre il pessimismo e nel passo successivo dice: sì, ci arriveremo con molta fatica, però tutte le volte che allargheremo quel cerchio ci sarà sempre quell'istinto tribale, quel retaggio tribale che cercherà sempre di tornare fuori. E se ci sarà qualcuno che vorrà farlo tornare fuori, cioè lo strumentalizzerà, lui tornerà fuori. E pensando a molti eventi del mondo contemporaneo è una chiave di lettura molto significativa. Quindi, diciamo, la socialità umana è ambivalente, però il bello è che poi, tornando agli aspetti positivi, invece, dentro quella socialità si sono create quei rilassamenti, come li chiamiamo noi, cioè se tu vivi in un gruppo che difende i più deboli, alla fine la selezione naturale su di te agisce un po' di meno e quindi puoi permetterti dei lussi, come appunto avere dei bambini neotenici che non smettono per tanto tempo di essere bambini, che rimangono adolescenti per molto tempo. E il gruppo può permettersi il lusso di fare sopravvivere i più fragili, il che vale sia per i cuccioli, quindi per i giovani e giovanissimi, ma vale anche per gli anziani, perché mentre succede tutto questo, guarda caso, in questi gruppi umani ti accorgi di questa scoperta interessante, che nelle sepolture e diciamo nei luoghi dove abbiamo trovato poi questi resti, cominciano a comparire resti di persone morte a 55, 56, 60 anni, che per quell'epoca, stiamo parlando di decine di migliaia di anni fa, voleva dire sopravvivere tanto. E alcuni di quelli sono morti, e lo sappiamo, senza denti. Questo è un indizio apparentemente insignificante, invece vuol dire tantissimo, perché vuol dire che quegli individui sono stati tenuti in vita da qualcuno che gli macinava il cibo o glielo premasticava, insomma glielo preparava, in modo che anche chi non era in grado di masticare è stato in grado di sopravvivere per 5, 6, 7 anni. Quindi una persona debole, fragile, che sotto il regime della selezione naturale non sarebbe sopravvissuta mai. Ecco, questo vuol dire essere umani, vuol dire capire che devi aiutare una persona fragile, in questo caso una persona anziana, ha quel bagaglio di conoscenze, di esperienze di caccia, di storie da raccontare che possono essere utilissime per il gruppo. Quindi lì nasce quello che siamo noi. E anche questa cosa
di fare vivere un individuo molto anziano per più anni non c'è in nessun'altra specie animale, quindi è un'altra di quelle caratteristiche tipiche di Homo sapiens. Noi siamo la specie bambina, che rimane quindi con questi caratteri giovanili per molto tempo, per tutta la vita, che significa flessibilità, plasticità, capacità di gioco, di combinazione e di immaginazione. Di solito noi associamo queste caratteristiche ai concetti, alle idee, perché giustamente noi siamo la specie che poi scrive, legge, inventiamo idee astratte, ma in realtà dimentichiamo spesso il valore pratico e rivoluzionario che ha avuto il linguaggio. Faccio un esempio strano, ma che si ricollega esattamente a questo e che non ha spiegazioni diversamente. Noi sappiamo che Homo sapiens, la nostra specie, è nata in Africa tra 300 e 200 mila anni fa, quindi siamo l'ultimo ramoscello di una storia molto antica. La neotenia è partita con il genere Homo, quindi abbiamo cominciato ad allungare l'infanzia e l'adolescenza circa 2 milioni di anni fa, e poi con Homo sapiens questa caratteristica raggiunge il suo culmine. Usciamo dall'Africa a più riprese perché siamo una specie migrante da sempre, una specie molto mobile. Viviamo in un contesto ambientale che cambia, con un clima che oscilla tra caldo e freddo, per ragioni naturali, non umane, come sta succedendo adesso, ovviamente. E la nostra strategia fondamentale è sempre stata quella di muoversi, cioè di inseguire le risorse quando si spostavano. E quindi inconsapevolmente siamo prima migrati in tutta l'Africa, poi siamo arrivati in Medio Oriente, abbiamo occupato tutta l'Eurasia fino alle due grandi epopee migratorie meravigliose finali, che sono quelle in Australia e quelle nelle Americhe. Ad un certo punto scopriamo, qualche anno fa, un lavoro uscito su Science che ha fatto molto discutere, che già 45.000 anni fa, che è una data molto antica, alcuni di questi Homo sapiens migranti, cacciatori raccoglitori, arrivano al Polo Nord. Arrivano praticamente sul mare di Kara, Siberia settentrionale, dove c'è la foce del fiume Yenisei, in un posto pazzesco, cioè dove adesso, che siamo in un periodo caldo, il momento più caldo dell'anno sono meno 20 sotto zero. Ora, un posto estremo, quindi ghiaccio tutto l'anno, e questi cacciatori vivevano cacciando mammut lanosi e caribù e renne. Ora, immaginatevi la situazione. Questi erano usciti dall'Africa pochi millenni prima, quindi avevano la pelle scura, erano alti, slanciati. Immaginatevi dei cacciatori tipo Masai, africani, al Polo Nord a meno 20 gradi sotto zero. Cioè, è una cosa che uno ci pensa e dice, è impossibile. E invece sì, grazie alla cultura, alle tecnologie, alla cooperazione, sono arrivati fino lì. Cacciano mammut giovani e quindi prede molto pericolose. Perché questo è importante? Perché vuol dire che dovevano adottare una tecnica di caccia estremamente sofisticata, che consisteva nell'avvicinarsi all'animale non troppo e con dei propulsori, che sono questi meccanismi che permettono di lanciare un'arma appuntita da lontano molto velocemente, lo colpivano esattamente in certi punti in cui l'animale perdeva poi molto sangue, quindi alla base del collo, nella parte inguinale, all'addome. Lo colpivano alla distanza 5 o 6 volte e poi aspettavano, lo seguivano semplicemente, ma per giorni e giorni, per una settimana, 10 giorni. L'animale continuava a perdere sangue finché a un certo punto, esausto, crollava a terra e solo a quel punto gli saltavano addosso, lo uccidevano, gli davano il colpo di grazia e poi lo macellavano sistematicamente, perché del mammut non si butta via niente, perché c'è il grasso, la carne, le ossa, le zanne, quindi lo usavano in tutto e per tutto. Perché questo ovviamente è un animale molto pericoloso, quindi questo era l'unico modo per non rischiare delle perdite nel gruppo. Ora, per riuscire ad avere un comportamento di questo tipo, l'unica possibilità è che la sera prima, davanti al fuoco, tu hai raccontato una storia, altrimenti non c'è modo. Cioè, la sera prima, davanti al fuoco, un gruppo umano si è raccontato una storia, ha fatto teatro, ha fatto cinema, nel senso che ha fatto immaginare a tutti quello che sarebbe successo il giorno dopo. Quindi domani mattina partiamo, c'è questo animale, lo devi fare immaginare a tutti, noi faremo questo, poi lo inseguiremo, poi succederà questo, una concatenazione di azioni, quindi una storia. Ecco perché noi oggi sappiamo che noi siamo umani grazie a un'intelligenza narrativa, cioè il fatto che raccontiamo storie, perché raccontare storie ti permette di far immaginare all'altro una situazione che non ha vissuto direttamente. Faccio un altro esempio. Com'è possibile che questi migranti fossero capaci di arrivare su una costa? È successo per esempio in Indonesia, e poi dopo un po' li trovi su una costa di fronte che però non si vedeva a vista, non era visibile dalla costa precedente. Ora, per fare una cosa del genere vuol dire che prima ci sei arrivato di là per caso a un certo punto, ma poi sei tornato indietro
e hai spiegato agli altri, hai raccontato agli altri cosa c'è dall'altra parte del mare. E a quel punto poi partono tutti e vai di là e riesci a colonizzare anche l'Australia, la Nuova Guinea, le isole del Pacifico, perché hai il racconto, perché hai l'immaginazione. Quindi è molto bello pensare come questa invenzione dei bambini, probabilmente il linguaggio, l'immaginazione, il gioco combinatorio, alla fine probabilmente è stata veramente la nostra arma segreta, è stata veramente l'arma del nostro successo planetario, quello che ci ha permesso di andare in giro per il mondo. E poi il fatto interessante è che mentre alcuni, sempre nello stesso periodo, cacciano un mammut lanoso al Polo Nord, altri, a Sulawesi, per esempio, un'isola nell'arcipelago malese indonesiano, fanno delle pitture rupestri meravigliose e quindi tratteggiano un babi russa, che è questo tipo cinghiale di quelle zone, una femmina che corre lungo un pendio e gli disegnano proprio il pelo che all'indietro col segno del movimento. C'è una capacità di rappresentazione meravigliosa che anticipa tra l'altro di molto le pitture rupestri che si trovano in Europa, Lascaux, Altamira, Chauvet, molto prima. Quindi la stessa specie che sa cacciare un mammut lanoso in quel modo, poi si mette a fare delle pitture rupestri che non servono a niente per la sopravvivenza, perché a cosa serve disegnare benissimo un animale, poi metterci vicino le mani come per dire l'ho disegnato io questo, l'ho fatto io questo. E poi le mani sono di maschi, di femmine, di bambini, sempre i bambini presenti, c'è sempre evidentemente un cucciolo che ha chiesto anch'io voglio mettere la mano, fai anche a me la forma della mano sulla parete della caverna. Ecco, due comportamenti molto diversi, uno molto aggressivo, organizzato, e è un comportamento che cambia il mondo perché riduce la biodiversità, plasma gli ecosistemi, e un atteggiamento invece contemplativo, artistico, che non sappiamo bene quale significato avesse, rituale, religioso, di coesione sociale, di piacere estetico, non possiamo saperlo, molto diversi tra di loro. Ecco, nessun mammifero, nessun primate ha mai fatto queste due cose qua. Sono importanti perché in qualche modo provano a rispondere alla domanda di sempre, cioè che cosa ci ha reso umani? Perché siamo umani? E poi, ultima domanda interessante e misteriosa, ma perché siamo rimasti solo noi come esseri umani? Perché mentre questi nostri antenati facevano queste cose, noi oggi sappiamo che in Eurasia c'erano almeno altre quattro specie umane diverse da noi. C'era Neanderthal in Europa, il Denisova in Asia centrale, due piccole specie pigmee in Indonesia, che tra 40 e 50 mila anni fa spariscono tutte. E il clima non ha avuto degli sconvolgimenti in quel periodo. Quindi evidentemente noi sospettiamo che dopo un lungo periodo di convivenza con queste specie umane, con le quali tra l'altro a volte ci siamo anche accoppiato e quindi vivevamo insieme, condividevamo lo stesso territorio, generavamo dei cuccioli, ancora una volta dei bambini, sono stati importantissimi, perché questi bambini erano sani. Abbiamo scoperto a Denisova, che è una grotta in mezzo ai Monti Altai in Asia, un resto di una giovane donna, un adolescente, che ha avuto una mamma e un papà di due specie umane diverse, Neanderthal e Denisova. Cioè un individuo figlio di un incrocio tra due specie umane diverse. Un individuo sano che poi poteva avere discendenza, tant'è vero che un po' di frammenti di DNA denisovano e neandertaliano sono rimasti anche nella discendenza umana. Quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire che quei bambini erano sani, ibridi, sani, poi sono stati accolti da un gruppo sociale, altrimenti non puoi riprodurti, e quindi vuol dire che 60.000 anni fa non c'era nessun problema ad accogliere in un gruppo addirittura un cucciolo che era figlio di un matrimonio misto, potremmo dire, tra due individui, non di due popoli umani molto diversi, ma di due specie umane diverse. Però poi tutta questa storia appunto finisce 40.000 anni fa e noi pensiamo che non sia un caso. È perché dall'Africa escono quelli che cacciano il mammut e fanno le pitture rupestri a Sulawesi, che vanno ad occupare sostanzialmente tutte le nicchie ecologiche, crescono demograficamente e quindi piano piano, perché non è stata una cosa tipo genocidio drammatico, è stato qualcosa di lento, piano piano tutte le altre specie umane, come tante piccole fiammelle, si spengono, le popolazioni vedi proprio che diminuiscono, finché a un certo punto le ultime fiammelle si spengono e non ci sono più altre specie umane. L'ultima è quella di Neanderthal, che si spegne a Gibilterra con un gruppo di Neanderthal che sono strenuamente sopravvissuti per qualche millennio ancora, e poi anche loro spariscono e rimaniamo solo noi Homo sapiens. Perché anche questa cosa di essere quindi gli unici umani sulla Terra, noi oggi la diamo per scontata, ma non è per niente scontata. Fino a poche decine di migliaia di anni fa su questo pianeta c'erano tanti modi di essere umani e noi eravamo uno tra i tanti. Adesso invece diamo per scontato di essere gli unici rappresentanti dell'umanità. Però ricordiamoci sempre che grazie alla neotenia, che riguardava anche le altre specie umane, anche se in grado minore, noi abbiamo vissuto una storia plurale. L'evoluzione è sempre plurale,
tante specie umane diverse che hanno convissuto insieme per moltissimo tempo. E poi siamo rimasti da soli e abbiamo colonizzato tutto il mondo. Quindi conseguenze inaspettate di lungo periodo e ancora difficili da spiegare di quel diventare bambini e rimanere bambini partito 2 milioni di anni prima. L'evoluzione non è una marcia trionfale verso la perfezione e noi siamo una specie estremamente imperfetta. Abbiamo un parto doloroso, faticoso e pericoloso che non ha senso, è un'inefficienza. Io adesso sto usando le corde vocali e quindi una cosa meravigliosa mi permette di parlare, però la mia trachea e l'esofago stanno insieme e quindi posso soffocare. Non ha senso. Diventare bambini vuol dire avere un adattamento che ci rende fragili e vulnerabili per molti anni. Anche questo è molto costoso e in teoria non avrebbe senso. Se la logica dell'evoluzione fosse l'efficienza e l'ottimalità, il problema è che non è così. L'evoluzione trova sempre dei compromessi, fa di necessità virtù e noi siamo i campioni, come dire, del rendere una fragilità una forza e il rendere la diversità individuale una forza. E quindi il fatto è che nessuno di noi nasce uguale a un altro, ciascuno di noi è portatore di imperfezioni, ma questa imperfezione, come diceva Darwin, è proprio quello che ti dà un margine di cambiamento. Lui diceva sempre: se vuoi capire l'evoluzione, non guardare le strutture perfette, perché lì è già successo tutto, è banale, non scoprirai niente. Guarda le imperfezioni, perché dove c'è l'imperfezione c'è una promessa di cambiamento, c'è una promessa di storia. Lucy.